Buongiorno, benvenuti. Oggi è martedì 28 marzo, sono Paolo Peisino del sito tradingpertutti.com, analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzi ciclici dei mercati, forex, indici e commodity come ogni mattina puntualissimo. Partiamo dal disclaimer. Investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Calendario economico. Allora, la giornata è tutta made in USA. A parte questa mattina che abbiamo il discorso di un membro consultivo della BCE, mi astengo nel pronunciare il nome perché non ho idea di come si pronunci, in realtà è alle 9, quindi sta parlando in questo momento, e poi alle 13:45. Poi abbiamo tutto il giorno praticamente USA con il rapporto sulla fiducia dei consumatori, abbiamo anche il discorso del governatore della Banca Centrale Powell, poi abbiamo tutta una sfilza di interventi dei membri della FOMC, tra cui il presidente della Federal Reserve, la Yellen, alle 18:50. Io qui ho un dubbio perché alcuni calendari riportano la notizia del discorso della Yellen, altri non la riportano, non so. E quale di calendari sia corretto, quale dei calendari non sia corretto. Ne ho guardati 6 su 6, 4 la riportano, no, 5 su 5, 3 la riportano e 2 no. Quindi boh, teniamolo per buono, facciamo il limite e attenzione. Ok, partiamo con la nostra analisi. Euro-dollaro. Ieri c'è stata la continua vendita di dollari. Dopo, verso il metà pomeriggio, è iniziato uno storno, quindi un acquisto di dollari. Io sono convinto che questo indebolimento del dollaro sia soltanto tecnico, perché comunque non ci sono i motivi per cui si debba, cioè, vedere ancora il dollaro scendere. Non è di certo Trump che sta facendo un po' di, diciamo, sta perdendo un po' di consensi a portare il dollaro a scendere, visto comunque l'economia molto, molto sana, a quanto pare, degli Stati Uniti. Comunque staremo a vedere. Scendiamo su il nostro H1, livello dove entrare short è praticamente già quello dove ci troviamo adesso, 1,0855, cioè per entrare short, da valutare per uno short, perché ciclicamente parlando, beh, ciclicamente parlando non ci siamo granché, perché comunque siamo ancora in una fase di rialzo. Sicuramente, ok, ci mettiamo qua. Però è indubbiamente un livello interessante. Proprio soltanto da un punto di vista di livello, l'ideale sarebbe aspettare più o meno il primo pomeriggio per avere anche il supporto da un punto di vista ciclico, un supporto non di prezzo naturalmente, che ci darebbe una mano sicuramente in più. Per eventuale operazione a rialzo, beh, io aspetterei a questo punto la rottura di 1,0904. 0,4, oppure comunque anche la rirottura del livello 1,08 e 56 in questo caso, che è quello che vediamo praticamente qua, che allora potrebbe riportare l'euro subito velocemente a percorrere i 50 pip che ha perso praticamente nella giornata di ieri, dopo il pomeriggio di ieri, fino al livello di 1,0904. Miseria, ho il sole sul monitor, non vedo niente. GBP USD continua il grande apprezzamento della sterlina. Io sto fuori dalla sterlina, non ne voglio sapere. Domani, ricordatevi, domani giornata direi epocale. Per la sterlina sarà sicura, per la Gran Bretagna sarà una giornata da libro di storia, perché domani ci sarà ufficialmente l'inizio della fuoriuscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Quindi non oso immaginare che movimenti ci saranno sulla sterlina dal punto di vista speculativo. Quindi direi, se accettate il mio suggerimento, statevene fuori. Già adesso, per dire apertura dei mercati, pronti via 25 pip, guardate che roba, tanto per intenderci, inizia la fase speculativa. Ovvio, ciclicamente parlando è corretto sull'intraday, sul day, avete visto che invece in realtà dovremmo già aspettarci uno storno da parte dei mercati, però chiaramente la tendenza è assolutamente al rialzo, quindi quella va seguita. Veramente non sto vedendo niente con tutto il sole, non la faccio, che sono anche riflessi il monitor. Allora, a questo punto, per quanto riguarda la sterlina, non do neanche nessun tipo di spunto, perché sennò andrei a smentire quelle che sono le mie idee. Quindi GBP USD, niente, lo lasciamo per la settimana prossima. USDN, ieri ha accennato, ha fatto una bella candela, però
rialzista. Qua i fanatici della pin bar saranno tutti long quest'oggi, presumo. Io chiaramente aspetto di avere una conferma ciclica, perché i pattern di questo genere secondo me sono poco affidabili, soprattutto sul daily, a seconda del server in cui è ospitato, no, su cui è ospitato il broker, questa candela può anche non esistere. Magari molti di voi neanche ne sanno, se ne sono accorti di queste cose qui. Se non lo sapete, andatevi a informare che sul daily tutti i pattern a candela che trovate hanno validità zero, per quale motivo? Per il motivo che a seconda appunto del GMT ci sono e non ci sono le formazioni delle candele. Quindi la mia domanda è: quanto può essere efficace un qualcosa che su un computer c'è, su un altro no? Poco, molto poco. Lo studio del prezzo va fatto in maniera differente. Quindi non spendete 400 euro per un corso dei pattern a candela, mi raccomando. USDJ, vedete che il dollaro con l'apertura dei mercati europei ha ricominciato la sua simpatica discesa. Qui stiamo per avere un bel segnale ribassista su USDJ. Da un punto di vista a livello di prezzo, possiamo tranquillamente posizionarci qua a 110,50. Può essere un valido livello di prezzo, così come 110,72 potrebbe essere un buon livello di prezzo per cercare invece operazioni al rialzo. Nuzina USD, anzi scusatemi, Euro GBP, Nuzina USD è riservato chiaramente agli iscritti ai programmi. Euro GBP, lateralità totale, che più totale non si può, è davvero difficile da leggere. Direi operazione a ribasso per quanto riguarda l'EURGBP, però no, qui il trend secondo me è corretto, adesso è diventato ribassista, vederlo mi dà l'idea ormai massimo, massimo, mi dà l'idea che a questo punto ci sia stata un'inversione da parte di EURGBP, sembrerebbe la breccata dell'altra non l'ho avuta. Aspetto ancora un po' per vedere ciclicamente parlando come siamo messi, perché qui invece in realtà ci potremmo aspettare una fase un po' più di rialzo. È brutto come ciclo. È proprio brutto, difficile da vedere. Qui in realtà anche qui è un po' sballato. Quando invece facciamo così, ci posizioniamo qua, riusciamo a centrarlo un po' di più. Ma non ci credo a 50, se ci metto, ecco qua così ci siamo, qua non mi dispiace, qui non mi dispiace, quindi vedete sì, confermo anche qui la fase del rialzo, quindi ciclicamente siamo messi diversamente, 0,86 comunque e 28 potrebbe essere un buon livello dove cercare posizioni al ribasso, anzi per essere un po' più sereni io aspetterei la rottura anche di questo minimo 0,86 e 23, operazione al rialzo, invece le valuterei con la rottura di 0,86 e 48. Andiamo a vedere il DAX. DAX è aperto anche oggi con un gap, anche oggi tira al ribasso, ieri è stato parecchio short fino a quando poi c'è stata l'esplosione verso l'alto, che su tutti gli indici, grosso modo anche sul nostro indice italiano, ha recuperato tutto, ha chiuso poi la giornata con un bel rialzo. Ecco il DAX come è messo bene, rottura di 12.075,9 per un bello short, sicuramente si può fare, e invece operazione al rialzo per quanto riguarda il DAX andrei a valutare con rottura di 12.115,1, questo mi vado a segnare, allora 12.115,1 e invece 12.075,9 per quanto riguarda uno short. Andiamo a vedere il gold. Per quanto riguarda il gold, ieri ha risposto bene nuovamente al movimento ciclico. Mi aspetto di poter andare a cercare operazioni al ribasso, anche se mi sa che saranno un po'. Andiamo un po' a regolarci qua. Ci siamo, preciso, preciso, preciso. Quindi aspettiamo uno short che potrebbe durare fino ai primi giorni di aprile, pochi giorni abbiamo. Per quanto riguarda un daily, in intraday, quindi di rimando dovrei andare a cercare tendenzialmente operazioni e al ribasso, via un attimo l'FLD se non si capisce, vedete che il ciclo effettivamente è nella sua fase di ribasso, sta iniziando, quindi ci potrebbe stare, qui ho una marea di livelli sovrapposti uno all'altro, non si capisce più niente. Cosa sono tutti questi livelli? Non lo so, da dove escono. Se avete sentito un verso, è il mio cane Forex, che fa i versi perché vuole uscire. Allora, per
Per quanto riguarda il gold, io toglierei anche questo qui. Allora, anzi, facciamo così, scusate, perché non si capisce più niente. Oh, diamo una pulita. Ok. Ok, questo qui basta, ne avanzano. Questa è una trendline normale, non una trendline ciclica in questo caso, quindi più o meno ci siamo. Ok. Grosso modo lo segue, il minimo qua c'è, il minimo lo ha colpito, potrebbe essere anche questo in realtà minimo in questo ciclo. Vedete che comunque conferma la possibilità di andare alla ricerca di operazioni al ribasso. Da un punto di vista di livelli di prezzo, andiamo a posizionarci un po' meglio, è una vera e propria area questa qui. E probabilmente erano questi due livelli vicini. Allora direi per il gold short si potrebbero cercare operazioni sotto a 1251.21. E invece long si potrebbero cercare operazioni sopra 1253.13. Per quanto riguarda il crude oil siamo in attesa spasmodica ormai per cercare operazioni al rialzo, okay, per questo nuovo ciclo che sembra non voler partire mai. Per quanto riguarda il petrolio, a quanto pare hanno deciso di confermare l'ulteriore riduzione, come diceva ieri. Dicevamo ieri nella puntata di Hot Market, che ci sia la volontà di continuare la riduzione di produzione di barili, quindi ci dovremmo aspettare a un incremento da parte delle quotazioni del greggio, cosa che invece non sta avvenendo. Il crollo è stato notevole e tra l'altro da un punto di vista ciclico ci stava, quindi anche ciclicamente avevamo questa conferma, anche se il petrolio comunque sicuramente rispetta sempre un movimento ciclico, perché comunque a seconda del trend a rialzo o ribasso, comunque un movimento ciclico c'è sempre, però in molti si aspettavano un rialzo delle quotazioni, cosa che invece non è avvenuto. Comunque direi, sul daily siamo in attesa di una ripartenza verso l'alto, quindi anche in intraday dobbiamo fare sicuramente attenzione. Lo vedete che trendline la trasformo in una trendline normale di prezzo e la lascio stare come trendline ciclica. Qui abbiamo avuto, facendola partire da qui, già la breccata di questa trendline normale tecnica, che quindi ci potrebbe dare già i primi indizi di nuovo aumento delle quotazioni da parte del greggio. Abbiamo anche il ciclo, che comunque sta, cicli da, vedete, da 90 giorni, che sta per iniziare al rialzo, sta per iniziare al rialzo un ciclo da 24 giorni, un ciclo da 45 giorni. Invece rimane sicuramente in una fase di chiusura del ciclo 68 giorni, quindi per me un rialzo dei prezzi ci sta. Ho già avuto anche un segnale di ingresso di ieri pomeriggio al rialzo, non l'ho preso chiaramente. Ieri abbiamo solo fatto uno short su AUD/USD che è andato a profitto, abbiamo preso circa l'1,5%, quindi un bel trade. Io direi per il petrolio 48,10 potrebbe essere un bel livello solo da attenzionare, anzi andiamo a posizionarlo un po' più su, che è meglio. Quindi un 48 e 18 da attenzionare per cercare eventualmente operazioni al rialzo, invece operazioni al ribasso le andrei a valutare poi con la rottura anche già di 47,86, però mi raccomando, io aspetterei un po' perché comunque anche sull'intraday i cicli sono sicuramente più girati al rialzo anziché al ribasso. 40 spettatori, 24 pollicioni, sempre, sempre eccezionali. Comunque, vabbè, 100% non si potrà mai avere. Bene, ragazzi, io vi do appuntamento domani mattina alle 9. Mi raccomando, fate attenzione oggi al putpourri di discorsi di membri della FOMC, della Yellen, eccetera, per quanto riguarda gli Stati Uniti, e astenetevi da posizioni di medio termine sulla sterlina, perché il rischio di farvi male è davvero tanto. Perché domani appunto ci sarà una notizia sicuramente epocale. Ciao a tutti quanti e buona giornata. Ciao ciao.